Signori miei, benvenuti e bentornati su Star Wars. Siamo perfettamente allineati, credo, con l'ultimo salvataggio. Io da qua non posso scendere, però posso andare qui. Posso andare qui. Anzi, ero obbligato ad andare qui. Attenzione, siamo nella tomba di Tutankhamon qua. Come si chiamava? Non ce lo ricordiamo. Vado. Ho notato una cosa esaminando questo Sono sarcofago. spaventato da È morire. un luogo molto comodo per disfarsi degli scorciatori. Mi hai attirato qui. Avevi pianificato tutto. Sei sveglio per essere un rottamatore. Non deve fuggire. Sì, l'ho centrato. È un problema, ragazzi, qua. Ci penso io. Un avversario piuttosto abile. Sparo al bersaglio! Danni subiti. C'è di ferito. Naya. Devo schivarlo. Non mi colpirai. Figlio di vacca. Dai, boia, boia. No, la spada no, Prendi la spada. Ciuccia la spada. Hai caduto tutto. Che scena incredibile. Padawan, dov'è la forza? Che è successo? È ovunque. È dentro di me. Ah, È intorno a me. vedete? Esatto. Ti Ci insegna come recuperare la contengo. Arriverà il spada. momento in cui emozioni, dolore o sfinimento ti inganneranno. Ti sentirai tagliato fuori, isolato. Ma questa è un'illusione. Guarda che La tua piedi che ha spada laser è lì. sto coso Non puoi viola. afferrarla. Ma se L'amichetto corri con viola. essa attraverso la forza, Ciuccio lo fai wow. percepisci l'energia Su queste piattaforme è intorno a comodo te. mandare via gli avversari Richiama con la la tua. forza, eh. Dovremmo aumentarla un po', però. La forza è in te, intorno a te. Ti lega all'arma che impugni. Ignora qualsiasi distrazione. Un po' di più. Oilà. LT. In La che forza è senso con me. Ci ha? Ah! connette. Sì, di Attrazione, premi sicuro. LT, attira oggetti nemici usando la forza. Sono dinamiche interessanti, amici miei. Almeno io le trovo molto interessanti. Oh. Buon Natale. Sì, mo che cazzo mi serve sta roba? Sei vivo? Non fa parte del tuo piano? Per fortuna, prendo sempre delle precauzioni. No, obiettivo aggiunto. Urca. Dobbiamo tornare un bel po' indietro. Non di qua, Jedi, di qua. Passa, passa, vai, vai, tranquillo, col robottino. Che gioco incredibile, ragazzi. Non credo duri ancora tanto, perché ho letto che dura 8-9 ore massimo, quindi questo è circa l'undicesimo episodio, quindi ci siamo. Scusami. Non posso parare l'esplosione con... Mantieni. LT.
per attirare piccoli oggetti. Diamogli una lezione. Assa. Oh. Ti sconfiggeremo. Arria, Kring. Quindi qua non si muore? Interessante. Boia! Boia! Dovevo pararlo. Via, via, ma è morto perché volevo farlo finito in fretta, non volevo perdere tempo qua. Allora. Ah. Salta. Questa roba qua mi sembrava che fosse illuminata. No, va bene. Castralo. Aspetta, finiamola. Ah, ci senti? Stabile. Ti batteremo di sicuro. Madonna, ma sono diventati molto più scarsi. Dove è andato? Filata semplice. Blocco l'attacco. Mi ha rotto i coglioni, mi ha rotto un po'. Top. Ricevi. Questo qua mi ha veramente stancato, eh. Ci senti? Vieni. Oh oh oh. Allora, consuma tantissima forza e questo è inevitabile. Siamo arrivati praticamente. Siamo arrivati. Beh, cazzo. Ah. Ed eccoci qua. Dove... Azza, se la latte abbiamo tirato sta matassa. Ma c'è un eco qua? Un'offerta per il saggio sepolto qui. E noi lo lasciamo fare. Sì, Jackie Chan adesso. Jackie Chan. Cioè, tra tutti i troll, quello di Jackie Chan dovevo beccare. Ok. Allora, adesso siamo qua. Devo sicuramente salire da qualche parte. Io da lì sono arrivato, se non erro, vero? Io da qui sono arrivato, mi sembra. Jedi in arrivo. Ci penso io. Bravissimo. Ti faccio secco. Mi dispiace, bro. Detto ciò, se io clicco, che cosa succedeva già qua?
non c'entra un cazzo, però, ok. Probabilmente... Niente, allora facciamo così, mi faccio il coso delle abilità. È da capire un attimo adesso, eh. Sono nuovi, disponibili nuove abilità, ok. Gesù ce ne liberi. Ok, allora, caro recupera più forza quando colpisce un nemico, ne tiene un po' quando colpisce un nemico quando no. Ok, io voglio lui. Posso averlo lui? Posso averlo. Boia Faust. Questa cosa mi interessa moltissimo, devo dire, questa roba che spinge gli oggetti, mi piace da morire. Proprio la vera essenza Jedi. Io tanto devo salire e poi buttare giù forse. Ma qua c'è di tutto, amici. Il Jedi è veloce. Questa ce la pagherai. Bro, non puoi sconfiggere l'impero. Perché non te la prendi così? Sono finito. Tutto è lui. Niente, ma... non mi rompere i maroni pure te, che ho da fare. Però adesso mi sorge il dubbio, no? Se la cosa... Mannaia. Ah, diventa inutile se... Ok. Secondo me io sto sbagliando qualcosa di molto facile. Perché io devo sicuramente rompere questa roba qua di vetro. Ma chi è qua? Peppino l'imbianchino. Questo è pazzo. È stato però interessante secondo me. Lì c'è la matassa che devo slotare. Mi scusi Cristina, il cancro. Guarda te. Allora, adesso ho capito un'altra roba. Mi prendo un altro di questi. Non è allora da lì che devo passare. Ce ne deve essere uno qua. E come lo prendi da qua? Perché vedete che c'è... Pensiamoci un secondo, Scusa, che senso ha venire qua? Che senso ha venire qua? Nessun senso, perché se poi tanto non posso bruciare da qui è inutile. Perché qua c'è l'acqua. Credo di poter fermare l'acqua. Anche qui c'è l'acqua. Ok, questo era abbastanza facilotto. Questa veniva accesa per onorare e venerare il saggio sepolto qui. Dove io lo tento, amici.
è esploso praticamente quando si è attaccato qua. Ma io posso salire con questa? No, perché deve essere bruciata. Come Gesù ce la faccio ad arrivare lassù? Poi ci lavoreremo. Va bene. Per ora ci accontentiamo. Che senso ha fare questa cosa qua? Però avete visto una roba? Che? Ah no, da qua no, beh, ovviamente no. Però da là che ce ne sono un sacco. Mi serve una di quelle torce lì per appunto dar fuoco a quelle cosine che avete visto. Salta però, dai. Dai, bravo. Qui non c'è niente, è possibile? C'è questo, non l'avevo mai visto, è possibile che non ho visto neanche questo? Rompo questa porcheria. Devo probabilmente tirargli qualcosa. Devo rompere il vetro e cadrà la palla. Ma che cosa? Cosa? Perché tutto secondo me l'enigma è lì, vedete qua. C'è qualcosa che non mi quadra ancora. Anche qua c'è da bruciare del... Chiedo aiuto. Rampicanti. Sono l'unica cosa che blocca la catena. Allora era dall'altra parte. Qui non c'è una catena, vero? No, qui non c'è. Però se piove qui è impossibile. E io ho capito che i rampicanti sono l'unica cosa che blocca la catena. Però non so se mi chiedono di fare un tiro devastante da là. Non so se questo può servire a qualcosa, amici. Ho una mezza idea, sinceramente. Vedete che non va bene di qua. Perché se io la lancio, appena passa, è un muro sta roba. Che non può essere fermato. Perché arrivarci ci arriverebbe anche. Ci riuscirebbe ad arrivare. Però facciamo una roba diversa. Proviamo a giocarcela qua in modo più figo. Ok.
Cristina Vena, altro che modo figo. Può mollarla? Non può mollarla. Devo per forza rompere qua. Ho una mezza idea. Se io porto questo, sposto. Ah, non posso spostarlo lateralmente. Solo così. Beh, il mio piano è brasato completamente. Completamente brasato, va bene, andiamo oltre. Andiamo oltre. Ci dovrà pure essere un modo per da qui, proprio da qui, proprio da qui. Perché qua ci deve essere per forza qualcosa da bruciare. Perché sennò è impossibile far passare proprio il. E poi che senso ha salire qua sopra? Ci deve essere un senso. Non posso passare di qua. Non c'è un cazzo qua. Devo bruciare lì. Però se brucio lì. Devo bruciare lì con cose. Più facile del previsto. Questa cavità è identica a quella nell'altra tomba. Grande. Pensa al cazzo. Ho capito. Ma se non può passare. Da qua non può passare. Ok. Se io sì, dimmi che devo ritornare su. Devo ritornare su. Sì, devo ritornare su, su, su. Di qua non c'è nulla. Ci ha cambiato la musica? No. Questa stanza a cosa serve? Però, perdonami, secondo me sto facendo un errore io di logistica. Sapete qual è l'errore di logistica? Che... Che sì che la catena è l'unico modo per togliere le rampicanti, eccetera. Però quando era giù la catena, la rampicante c'era lo stesso, no, perché saliva. Sì. Dammi una mano. Dà energia alla lanterna. La cosa magari è più facile di quello che c'è. Dai, muori e la finiamo. Dai, veloci. Cedi. Richiamo l'eco. Una reliquia degli antichi Zen. La sfera dall'energia alla lanterna. In questo periodo molto difficile, molto difficile, molto difficile. A dire vero sarà sicuramente più facile di quello che sembra. Dovrà essere sicuramente una cavolata abnorme. Senza ombra di dubbio. Qua posso arrampicarmi, no? Se cadesse giù la lanterna si spaccherebbe. L'ho capito. L'ho capito. L'ho capito, ma io non so come mandare la tua maledetta. La cosa lì. Come faccio?
devo girare in un altro modo, dai, sì, cioè. C'è un altro modo che io non so, dai, sicuro. Cioè qua sì, con 90 su 100. Come evitiamo c'è un modo che le candele si spengano? Giusto, possiamo sfruttare le loro basi metalliche. Scusa? Che cazzo è? Era ovvia la cosa, secondo me. Vediamo se ci sono arrivato dopo 8 ore. Questa non si è spenta, io l'ho vista. Ok. Quella la lasciamo lì. Però qui, ad esempio, non c'è la base metallica. No, attacca, attacca. Perché a me interessava questo per... semplicemente per la cosa, come si chiama? Pipiri pipi 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 pipi. Si rompe. Era una cazzata devastante. Guarda che l'ho mancato. Ah, posso usare la doppia cosa. Se fossi capace a centrarlo, però. Forse è finita la tomba. Che è successo? Perché sei affondato? Cristina, dov'è, amici? Eccola qui. Finalmente era facilissimo. Ho trovato una rappresentazione intatta del sacro manufatto degli Zeffo. Dello Zeffo. Amico mio, vieni a vedere. Questo è Mictru. Vengo a vedere, alla cripta di Bogano. Vedi quell'oggetto che hai in mano? A quanto pare si tratta di un oggetto che permette a un utilizzatore della forza di percepire i misteri della cripta. Questa è la chiave e la guida. L'Astrium Zeffo. Ma chi ha distrutto le sue raffigurazioni e perché? Bisogna indagare più a fondo. E tuttavia, spero che la telecamera duri ancora un paio di minuti. Trovare un Astrium, se ne esiste ancora qualcuno. Ok. Un Astrium. Mai sentito? Un Astrium. Neppure io. Però una chiave. Sì, ho capito. Pare che sappiamo cosa dobbiamo trovare. Bene. Io signori, direi che l'appuntamento di oggi finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Tutti attenti.